Questo pomeriggio siamo insieme a Don Raffaele, al quale diamo la buonasera. Siamo nella chiesa Santissima Annunziata dei Greci, in località Scopaia, per andare a raccontare quella che è una bella iniziativa che riguarda i tre arcangeli, ovvero la comunità della Scopaia, ma anche quella di Collinaia, ma anche quella di Salviano. Beh, si parla di un'aggiunta a quello che normalmente facciamo, cioè noi ci preoccupiamo di seguire diverse famiglie che sono in difficoltà negli ambienti appunto delle nostre tre parrocchie, soprattutto nel quartiere di San Martino a Salviano e poi qui nella Lecce Scopaia, la Santissima Annunziata, che diciamo di settimana in settimana seguiamo con dei pacchi alimentari. Questa volta abbiamo, oltre ad aver accentuato il pacco alimentare per fare gli auguri del Natale, usufruendo anche del carrello sospeso della Coop, abbiamo voluto dare una maggiore dignità anche a un pranzo da poter gestire nelle singole famiglie per l'Epifania e quindi abbiamo chiesto di poter contribuire chi volesse con 30 euro da dare ad ogni famiglia un buono spesa da usufruire alla Conad qui del quartiere. E a questo momento, e qui dobbiamo ringraziare poi Vania che è qui accanto a me, che è stata un po' l'ideatrice anche di questa particolare iniziativa, dobbiamo ringraziare perché al momento abbiamo già raggiunto sui 1700 euro, il che vuol dire che abbiamo già superato 55-57 famiglie che possiamo, dare, a cui possiamo dare anche questo buono spesa. È chiaro che seguendo tra le due parrocchie normalmente 120 famiglie siamo a metà dell'impegno, ecco, quindi può essere una bella occasione per ampliare le persone che possono essere generose. Un'iniziativa che cerca anche di fare comunità, come dicevamo, poco fa, cerca di integrare perché quello che è il problema del nostro vicino di casa domani potrebbe essere il nostro. Sì, infatti l'idea era proprio quella, bensì che c'era stata una bella raccolta sui pacchi spesa, ma l'idea era proprio quella di coinvolgere le famiglie dandogli la quotidianità, quindi con questo buono possano andare e comprare quello che vogliono, decidere come passare questo pranzo, se comprare un arrosto, fare delle lasagne, quello che vogliono. E soprattutto credo che sia anche una maniera per mettere la comunità davanti a una realtà che è quella che oggi ci sono magari vicini accanto che gli è successo di perdere il lavoro e si sono trovati in questa situazione. Beh, domani potremmo essere noi, quindi bisogna tutti in qualche maniera contribuire. Io non solo i parrocchiani, ma la comunità intera. Come si può contribuire? Il contributo può essere dato attraverso l'IBAN che trovate in sovrimpressione sull'articolo in questione oppure direttamente fisicamente alle parrocchie, Alle giusto Vania? parrocchie, sì, alle parrocchie dei tre arcangeli, quindi di San Martino, la Santa Annunziata e la di Lourdes a Collinaia, in una bustina chiusa con nome e cognome scritto per pranzo Epifania, in maniera da poter sapere per cosa viene dato.